Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Ami, qui mica potremo più far finta di niente. Oggi purtroppo ho divagato un pochino, ma bisogna parlare della partita. Ma la squadra è Repubblica Ceca, no? Sì. È arrivata a Praga. Adesso si sposterà Olsen. Stasera conferenza stampa, Spalletti e Fazio. E poi allenamento e domani partita, la prima partita di questo girone di Europa League. Ieri ne abbiamo parlato abbastanza rispetto a ciò che io mi aspetto da questa competizione. Leggo, sento, ascolto, valuto, gioca questo, gioca quell'altro, perché di sotto, di sopra. Io spero che vada in campo la Roma migliore, se poi Spalletti ritiene che la Roma migliore sia con Tizio piuttosto che con Craio e con Semprogno, va bene tutto. Io spero che vada in campo la Roma più forte, perché una competizione internazionale la Roma non può permettersi di fare delle figurette un po' così. Sicuramente l'allenatore del racconto di tutti gli impegni che ci saranno poi a seguire anche rispetto alla partita di domani sera. Io mi aspetto una bella Roma, io mi aspetto una Roma che possa dare continuità al secondo tempo, sottolineo al secondo tempo della partita contro la Sampdoria, quindi una squadra in grado di fare tanto in fase propositiva, in grado di fare tanto in fase offensiva e, ricordando il risultato, di non beccare gol almeno nel secondo tempo, visto che nel primo tempo non c'era riuscita, perché Riccardo, il discorso è sempre quello, ormai lo abbiamo capito. La Roma è una squadra che può fare almeno, e sottolineo, almeno un gol a tutti gli avversari, forse in campo europeo ne ci saranno 3, 4, forse 5 squadre alle quali la Roma forse sulla carta non fa gol, ma lo voglio vedere. Purtroppo però al tempo stesso la Roma è una squadra che riesce a prendere gol da tutti, e questo è il grande limite che credo sia stato riconosciuto e sul quale sono sicuro l'allenatore con tutta la squadra sarà lavorando. Quindi io direi una cosa: a Praga guai a chi sbraga, cioè nel senso. Ah, bella questa. Questa quando l'avevi pensata? Quando ti ho detto buongiorno. Le prove? No, buongiorno Mimmo, lì mi è venuta. Ma come sta Bob? Dimmi una cosa, Ricca. Bob come si sta a produrre? Bob sta crescendo a dismisura. No. Ieri ha avuto una piccola crisi di rigetto. Ieri ne andava proprio. Ieri ha fatto un'altra commedia. Allora gli abbiamo detto: guarda che la nostra è qui. Ah, diciamo, scusate. Ah, ho capito. Stava a fa' Otello ieri. Ah, bellissimo, ok, tutto a posto, dai. Tutto a posto. Mimmo, stavi dicendo una cosa, Mimmo, io non mi sono permesso di dire agli ascoltatori che sabato 1 ottobre alla prima tu ci sarai, perché non mi sembrava. Non gli ho detto. Non permettersi. Non gliel'ho detto, Mimmo. Ma stai scherzando. Però prima di. Ma Riccardo. Se non è la prima sarà la seconda, sarà la seconda, sarà folle, ma stai a scherzare? L'ultima sarà quella dopo l'ultima. Altro spettacolo, Mimmo, da te non me l'aspetterei mai una cosa del genere. Ah, lo sai, sì. Quindi. E poi so anche che quella sera salirai sul palco e prenderai il microfono. Assolutamente saluterò tutti, e il colto è l'inclida, certo, come il Papa. Tu continui a dire tutte queste cose, dai, poi qualcuno ci crede. Dai. Senti, allora. Spalletti è attratto da Alisson? Beh, un bel pezzo di giovanotto. Ma adesso però non è bello quello, anche se poi rispettiamo l'orientamento sessuale di tutti. Però perché deve giocare Alisson? Allora, che giochi, come si chiama, i Turbi, l'ha detto lui, no? Sì, sì. Va bene. Sì, Mimmo. Che gioca Alisson, chi l'ha detto? No, non l'ha detto nessuno. Non l'ha detto nessuno. Credo anche che a sto ragazzo un po' di soddisfazione. Questo ha esordito in Champions, eh? No, questo ha esordito nel primo dei Champions. E comunque è portiere da Seleção, ok? È portiere da Seleção, secondo me non è uno straccio di portiere, no? Oh, ma soprattutto. In qualche modo vorrei vederlo all'opera. Mimmo, ma non ti piace anche, per carità, non è che poteva venire qui e cominciare a sbattere i pugni, però proprio perché è il portiere da Seleção. Da Seleção. Non poteva dire, certo, però. Però ti dico una cosa, Riccardo. Sì. Secondo me qualcuno gli ha detto: sei garmo che giochi in Europa League. Ah, è questa la notizia, regà, no, regà, ma, quando, ma l'hai data, Mimmo. Ce la stai tanta. No, perché ho detto secondo me, se no ti avrei detto, qualcuno gli ha detto. E allora, detto, secondo me. Digitate www.secondomemimmoferretti.org. Esatto. ma insomma, qualora dovesse giocare lo riterrei anche giusto, no? Nel senso che tu, suo ragazzo, in qualche modo lo devi anche testare, perché
Spalletti l'abbiamo detto, se l'è trovato un pochino fra i piedi, nel senso che il suo portiere era ed è sempre stato, alla fine è arrivato Scesi perché è il suo portiere. Però intanto la società si era messa con le mani avanti e ti ha preso questo ragazzo del 92 che è il portiere della selezione brasiliana e di conseguenza ha fatto un grande investimento, almeno teorico, sul futuro, no? Però magari un allenatore si fida più di questo che di quell'altro, però fondamentalmente Spalletti non lo conosce questo portiere. Conosce molto bene Szczęsny, conosce molto meno, anzi quasi per nulla Ellison, perché l'ha visto soltanto in allenamento. Ed è giusto che lo faccia giocare, che lo faccia esibire, che lo provi, che gli dia la possibilità di farsi capire, di studiare un pochino la squadra, anche il calcio che si gioca in Europa, che può essere sia il campionato italiano che una coppa appunto continentale. Però fino adesso non l'ha detto nessuno. Poi magari stasera lo dirà Spalletti, può darsi di sì, può darsi di no, e io sono molto curioso. Però tutto questo rientra nel discorso che io ho fatto in precedenza. Io voglio, anzi scusate, vorrei Taddei, che andasse in campo la Roma migliore. Poi se per la Roma migliore c'è in porta Szczęsny o c'è Salisu, questo è un discorso che riguarda l'allenatore. Io non vorrei assolutamente che questa partita venisse considerata una rottura di coglioni alla quale non se ne può fare a meno, perché ci è capitato di farsi Europa League e tocca giocarla. No. Per me l'Europa League va giocata e per quanto possibile occorre cercare di vincerla. Sarà una fissazione mia, fate come vi pare, però insomma io parto per questa nuova competizione con l'obiettivo di arrivare quantomeno alla finale di Stoccolma. Poi pensateci voi. Io condivido totalmente le tue parole. Hai Baldo? No, riferimento alla tua apertura dicendo del secondo tempo, partiamo dal secondo tempo della Sampdoria, no? Quella tipologia, in quella squadra però c'erano diversi elementi, in primis certo. chi ha esaltato diciamo sulle giocate è stato Francesco Totti. Esattamente. Con la corsa, l'intensità, abbiamo visto un De Rossi diverso e anche altri in maniera molto più... I due esterni propositivi, più aggressività dei due centrali e difensori, un po' all'insieme. Però alla fine le giocate sono quelle che hanno fatto la differenza. Certo. Ecco, quindi perché non un'apertura ci può essere anche per Totti? Per domani? Sì. Ma adesso io chiamo a raccolta sia il dottor Ziantoni che anche il dottor Luciani in cabina di regia. Eccoci qua. Se non ricordo male, ma insomma, aiutatemi voi qualora io dovessi sbagliare, Totti non gioca titolare da un anno, da Roma Sassuolo del settembre del 2015. Mi fate questa cortesia di controllare? Sì, mi muoio. Amici, se lo dici. Segnò anche, no? Finì 2-2 la partita. Gol numero 300 di Totti. Vabbè, insomma, fate voi. Questo che cosa significa, Ubaldo? Che se tu parli di Totti probabilmente ti viene quasi automatico parlare di un Totti non dall'inizio, perché negli ultimi tempi Spalletti l'ha impiegato soltanto nelle seconde parti delle partite, addirittura nelle parti finali delle partite, lui ha dato un certo tipo di rendimento, perché può darsi che oggi il Totti di oggi possa dare soltanto quello, che poi lui se gioca 45 minuti fa lo stravede, se gioca 10 minuti come ha fatto l'anno scorso fa lo stravede, se gioca come contro il Torino entra subito dalla fine e fa una doppietta va benissimo, però l'idea che possa la Roma cominciare domani con Totti io questa idea non ce l'ho. Io quando intendevo la Roma del secondo tempo intendevo una Roma capace attraverso le giocate di Totti, sì, ma non soltanto attraverso le giocate di Totti. Una Roma capace di mettere lì l'avversario e non subire niente in fase di difensiva, nel senso che la fase offensiva certo è stata legata in maniera indissolubile alle giocate di Totti, ma la fase difensiva nel secondo tempo la Roma l'ha fatta molto bene e Totti lì c'entrava poco, non so se mi spiego, no? Sì. Cioè Totti non c'entrava nella fase difensiva, quindi evidentemente era tutta la squadra, come hai sottolineato te prima Baldo, no? Cioè che anche i centrocampisti, i due esterni e tutti quanti giocavano meglio. Non so se perché c'era Totti o perché non c'era Totti, io però indipendentemente dagli interpreti, e qui vado a chiudere il mio discorso, vorrei vedere quella Roma, una Roma capace di far male all'avversario e di non subire mai, o di subire poco, perché ovviamente nel calcio non puoi pensare di non subire mai niente. Mimmo, ci aspetti un paro? Un paro, va. Dai. Quando che comincia la partita? Eccolo. Ma le parole di Rajana Ingolan. Sì.
Ma tu le vedi come una polemica? O una richiesta d'aiuto? Beh, sicuramente una richiesta d'aiuto. Penso anche che chi non è romano e chi non ha un sentimento d'amore al di là di tutto e tutto nei confronti della Roma, non sappia bene con esattezza cosa dire, quando dire, perché dire determinate cose. Io non credo che, ma il mio pensiero ovviamente, non credo che Neagonale abbia voluto fare una polemica nei confronti dei tifosi della Roma, abbia cercato in qualche modo di avere un vantaggio, che ne so, per un tornaconto personale, anzi un tornaconto di squadra. Non ritengo che sia stata un'uscita infelice, perché come posso dire, se queste cose le avesse dette Totti, le avesse dette De Rossi, le avesse dette Florenzi, secondo me avrebbero avuto tutto un altro spessore. Il fatto che lo dica un calciatore della Roma, che con Roma e con la Roma tutto sommato non se ne abbia mai nessuno, non c'entra molto, o comunque c'entra molto meno di quanto ci possano entrare Totti, De Rossi e Florenzi, mi fa pensare che sia stata una richiesta d'aiuto e non una forma di polemica nei confronti di nessuno. Poi questa è una sensazione, se poi magari Nainggolan c'è l'acqua di presa, uno che lo sa soltanto lui, ma vista dall'esterno, giocata dall'esterno, mi sembra che questa possa essere una spiegazione da un punto di vista formale. Poi sostanziale non lo so, Gabriele, assolutamente. Anche perché insomma una cosa abbastanza simile, non schierandosi apertamente contro il pubblico, l'aveva detta Spalletti, no? Dopo la partita, ci cioè, aiutateci a trovare altri Totti, chiaramente parlando di responsabilità, di personalità. No, ma questo è vero, però diciamo che il discorso di Spalletti era un discorso più di natura tecnica. Il tentativo di, come posso dire, di anche responsabilizzare in qualche modo il gruppo. Non credo che Spalletti debba responsabilizzare nessun altro che i propri giocatori o comunque coloro che lavorano con lui. Pensare che lui lo faccia perché deve responsabilizzare la piazza mi sembra un pochettino pretestuoso e presuntuoso, eh? Però ci metto un sarebbe presuntuoso e pretestuoso, quindi non credo assolutamente che sia stato quello il fine. Credo invece che un giocatore avrebbe voglia di sentire sempre comunque lo Stato dalla sua parte, ma quando ci sono queste situazioni qui probabilmente un calciatore non sa, non si rende conto. Un discorso del genere l'ho sentito fare, adesso non perché l'abbiamo citato prima, ma insomma da De Rossi e magari anche da qualche altro giocatore romano e romanista come Florenzi, talvolta Totti, quando si parla della tifoseria dello stadio che magari non ha un atteggiamento. Occorrerebbe ricordare anche che tipo di momento sta vivendo la tifoseria della Roma, soprattutto nella curva sud, e quindi se qualcuno spara un pochettino così nel mucchio senza ricordare appunto ciò che sta accadendo ai tifosi della Roma, soprattutto a quelli della curva sud, si fa un discorso che non è completo al 100%. Ecco perché ti dico, se questo discorso me l'avesse fatto uno come Totti, De Rossi e Florenzi, avrebbe avuto secondo me un altro valore. Ricordo che De Rossi è entrato nello specifico qualche tempo fa del discorso legato alla curva, alla mancata presenza in curva, le barriere e tutto quello che noi sappiamo. Uno come Nainggolan se ne uscito in maniera un po' più così grossolana, ma che non deve essere una cosa negativa, è semplicemente che lui non è romano, non è romanista, non continuerà a tifare la Roma quando avrà finito la sua carriera e quindi non sa neppure come rivolgersi ai propri tifosi e cosa dire, magari cosa anche non dire, perché poi le sue parole possono essere in qualche modo mistificate, non capite e sulle quali si può costruire un giochino che non serve a nessuno. Ma Mimmo, scusa, una curiosità, ma eccomi qua, caro Bob, dimmi. No, ma esiste un linguaggio che possa unire tutti da parte dei giocatori quando parlano, mandano dei messaggi? Perché tu fai riferimento, non è romano e non può capirlo. Cioè, può capirlo perché lui non è, perché proprio non è nato e cresciuto, no? In questa città non sa. E quindi non sa come relazionarsi in determinate situazioni. Probabilmente non lo sa fare come lo sanno fare, perché gli viene naturale farlo, a Totti, De Rossi e Florenzi, ecco, in questo senso qui. Perché no io per capire, scusami, ma veramente, dimmi, per capire qual è questa differenza, com'è la comunicazione di Florenzi e di De Rossi. Totti lasciamolo da parte, per favore. Perché... Beh, però insomma voglio dire che comunque ti stai parlando di tre giocatori della Roma che hanno vissuto una parte della loro vita proprio in curva, ad esempio, no?
cioè che prima di essere calcio della Roma sono stati i tifosi della Roma, sono stati i tifosi di curva, e andavano in curva e capivano perfettamente, una volta entrati poi sul terreno di gioco, che cosa si prova, che cosa provano i loro tifosi, i loro stessi simili, chiamiamoli così da un punto di vista di tifo, quando poi si trovano in tribuna, in curva, allo stadio, comunque non in campo. Nainggolan probabilmente, dicendo quella cosa, non ha tenuto conto soprattutto di tante cose che stanno vivendo oggi i tifosi della Roma. Allora ecco, io no, ti dico, però ho premesso una cosa, che io non l'ho preso come un rimprovero ai tifosi della Roma. No, no, certo, come no. Ho detto semplicemente che lui magari ha usato dei modi che uno che conosce meglio ciò di cui sta parlando probabilmente non avrebbe usato. Ma può essere anche questo. Può essere anche, Mimmo, che Nainggolan, che non riguarda lui, cioè perché lui sa gestire le situazioni per carattere, per caratteristiche, però è un riferimento, lo avverte ai suoi, in alcuni suoi compagni? Ma può darsi, perché tu sei stato calciatore, sai benissimo che poi nello spogliatoio si parla, e non si parla soltanto di stupidaggini, nel senso che si può parlare anche di come si vive la partita attraverso quelle che sono le sensazioni che vengono percepite e che arrivano dall'ambiente che ti circonda. Io ovviamente penso assolutamente che la Roma in questo momento avrebbe bisogno di un contorno diverso, però bisogna sempre chiedersi come mai non c'è oggi questo contorno. E dire noi vorremmo che il pubblico ci seguisse anche quando non c'è Totti, credo che sia una richiesta d'aiuto che, se vista da una certa angolazione, può essere etichettata come una provocazione, come un rimprovero nei confronti dei tifosi. Io non ritengo che sia stato questo, credo che sia stato proprio il tentativo di poter avere un po' più di passione intorno anche quando non c'è in campo Totti, ma non per questo che debba essere un rimprovero ai tifosi. Però al tempo stesso ti dico che, non essendo lui uno che vive Roma, ha vissuto Roma e vivrà a Roma anche dopo, magari non si è reso conto che un certo tipo di discorso poteva essere oggetto di speculazione, di malinterpretazione, di giochini dialettici e cose di questo genere. Ma mica è che un rimprovero il mio a Nainggolan, eh? Stiamo semplicemente parlando, e ti dico che probabilmente un altro calciatore più dentro la città, più dentro la realtà di Roma, avrebbe usato magari un'altra terminologia, poi magari la sostanza sarebbe stata la stessa, però magari con una terminologia diversa. Mimmo, guardando le ultime partite sia di campionato che di Champions League, no? Allora vedo Juventus-Sassuolo e leggo due volte Higuain, vedo la partita della Roma, leggo Dzeko, vedo quella dell'Inter, leggo due volte Icardi, ieri due volte Milik. Forse il calcio moderno ancora presuppone l'esistenza e la presenza in campo di un centravanti. Beh, insomma, diciamo che si può giocare in tanti modi, no? E qui abbiamo il maestro Baldo Righetti che ce lo può spiegare in maniera assolutamente esaustiva. Il fatto che probabilmente ci sia un ricorso al centravanti, o che quantomeno il centravanti di questo, di quell'altra squadra, stia mettendo in luce, può essere anche un fatto episodico, soltanto, come posso dire, un'eccezione che può confermare una regola oppure una sensazione momentanea, però poi i numeri sono quelli e ci stanno indicate che, ad esempio, lo scorso anno il più centravanti dei centravanti ha segnato 36 gol, eppure è stato inserito in una squadra che non ha vinto niente, no? Mentre invece la squadra che ha vinto lo scudetto aveva un centravanti che era sì un centravanti, ma che si era fermato a meno di 20 gol nel campionato. Quindi bisogna capire quanto è in realtà l'incidenza di un centravanti, al di là del fatto che, come hai detto te, Higuain, Milik, lo stesso Dzeko, Icardi, siano in questo momento dei giocatori che hanno il gol molto facile. Resta da capire sempre quanto poi il rendimento di un centravanti ti incide, perché ti ho fatto il discorso di Higuain l'anno scorso, e pur avendo il più bravo di tutti, almeno in termini di gol, poi il Napoli non ha vinto niente. Allora bisogna capire se il centravanti, o quantomeno questo centravanti con determinate caratteristiche, è propedeutico, quanto è importante, quanto sia utile per il gioco di una squadra, o quanto invece sia il collettivo famoso a dare forza alla squadra stessa. Presentando il campionato, facendo un pezzetto sul Messaggero, io ho scritto che secondo me il Napoli senza Higuain è più forte. Qualcuno mi ha preso per matto, qualcuno ha detto che stavo scrivendo come al solito una cazzata, però io sono profondamente convinto che il Napoli senza Higuain sia più forte. Perché, e qui chiamo anche Ubaldo se mi sta ascoltando, sì, poi ne parliamo, perché non dipende più da un calciatore solo, sì, eh? Sì. Perché tu dici, c'è Higuain, mi fa 36 gol, sto a posto così. Invece adesso il Napoli è una squadra che
è più forte perché non ha Higuain. Sembra un paradosso, ma poi vedo che piano piano qualcuno si sta convincendo di questa cosa, perché poi si può giocare anche senza Higuain, si può fare gol anche senza Higuain. L'importante è vincere qualche cosa. Il Napoli non ci è riuscito con Higuain, magari ci riuscirà senza Higuain. È un po' il discorso che facevamo quando parlavamo di Pjanic, vi ricordate, no? Cioè io ho sempre detto sì, Pjanic è stata una perdita secondo me molto importante, molto dolorosa per la Roma, però con Pjanic in 5 anni tu non hai vinto niente, e chissà che tu senza Pjanic invece magari puoi andare a vincere qualche cosa, nel senso che un giocatore, se non sei Messi o sei Cristiano Ronaldo, probabilmente non ti determina così l'andamento di un campionato. E ti parlo di campionato perché mi veniva voglia di dire, se non sei Messi, Cristiano Ronaldo o Totti, Totti ti determina l'andamento di una partita, di un campionato un pochino più complicato, giusto Baldo? Sì, sì, ma poi aggiungo, Mimmo, ti dà la possibilità e l'opportunità di esprimere poi quello che è il tuo valore, perché con Higuain era molto concentrato su di lui, cioè è inutile in questo. No, ma infatti sembrava un paradosso, no? Sì, allora se tu perché però se tu però da giocatore intelligente, fortemente ambiente, dici, oh, questa è una grande opportunità, la palla adesso invece di toccarla 5 volte ho la possibilità di toccarla 15-20 volte e c'ho anche la possibilità di andare in porta, non mandare solo in porta lui, è diverso. No, no, ma è assolutamente vero. Poi tu parlavi, Gabriele, di Icardi, no? Sì. Sì, io se non ricordo male, aiutami, l'Inter Firenze in campionato soltanto segnato con Icardi, giusto? Ah sì. Ecco, lì l'incidenza di un giocatore, di un centravanti è determinante. Però non è tanto che è bravo Icardi, e su questo nessuno aveva dubbi. Il problema è che se in una squadra 3 giornate di campionato ha segnato soltanto un giocatore, beh, il problema è della squadra. Al di là del fatto che tu c'hai comunque uno che come tocca la palla, mi veniva da di non sempre te manca il Gionberg, e chiudo la parentesi. Dai, non si può dire? Dai Mimmo. Non si può dire? Beh, l'hai detto. Io ti dico una cosa, Ubaldo, io penso che tu, ancora oggi, pure con le scarpe da ginnastica, se marchi Icardi su quella palla, una spintarella per farlo cascaia, dai. Quantomeno saltavi con lui, parlo del primo gol. No, il secondo. Saltavi con lui, Uba? No, sul secondo andavo meglio, sicuramente. Adesso, sul stai primo, esagerando. Sul primo dai. Mi poteva rubare il tempo, sì. Perché c'era sì, spazio. Il tempo, sì. Il messaggero, tutto ruba. Dai. Va bene, no, dai. No. Comunque Mimmo, guarda, abbiamo ancora un minuto, ritornando un po' sulla situazione nostra, allora si parlava, la domanda che ti avevo fatto allora con Totti, il secondo tempo che ha unito un po' tutto, no? Perché le giocate sono partite tutte esattamente, ma in questo caso ci dovesse essere dei cambiamenti, allora i Turbe entra in un contesto, in questo caso gioca Sciarabi per dare continuità anche a Dzeko, Fazio, spazio a Paredes. Può essere che in questo momento, non dico che deve essere sempre così, però perché per la crescita della squadra, ha bisogno proprio ancora di Totti, cioè nel senso un punto di riferimento importante. Bravo, tu hai detto una frase, ha bisogno di Totti. Lo sai chi ha veramente bisogno di Totti, secondo me? Dzeko. Dzeko, secondo me, ha bisogno proprio di Totti perché io vorrei che qualcuno si andasse a rivedere le partite, fate come vi pare. Poi io ovviamente appartengo al fan club di Dzeko, quindi non sono molto attendibile, non sono neanche affidabile. Però io vorrei che voi andasse a rivedere i movimenti che fa Dzeko durante le partite. E quei movimenti che sembrano, come ti posso dire, studiati ad arte quando c'è Totti. Lui fa pure quando non c'è Totti, solo che gli arriva la palla. C'è questo piccolo particolare, perché non c'è Totti e quindi la palla in quel modo, non standoci Totti, visto che la dà solo Totti, non gliela può dare nessuno. Però il problema... No, non mi fa Dzeko, piacere che non gli arriva il pallone. Mimmo, mi fa allora, piacere che la sostieni sta cosa, perché l'avevo detto anche io ieri, capito? Ah, scusami. No, gli ho detto, impariamo anche a guardare non solo chi è in possesso palla, ma perché Dzeko... No, esattamente proprio... questo, per dirti, ci sono dei numeri molto semplici che ti vanno a dimostrare quanto sia alto, elevato il rendimento di Dzeko quando c'è Totti. Ma perché è premiato? Oppure potrei girartelo, quanto è alto il rendimento di Totti quando c'è Dzeko? Perché ti ricordi che... quello che si dicevano Platini e Boniek ai tempi in cui erano calciatori della Juventus, no? Dice Platini, dice a Boniek che gli la metto sempre sui piedi, no, Boniek dice io corro talmente tanto forte che tu dovunque la metti io arrivo,
Allora, non è esattamente questa la situazione, però Dzeko quei movimenti lì li fa anche quando non c'è Totti, solo che quando c'è Totti la palla gli arriva, ma non è colpa di tutti gli altri, perché l'ha detto anche Spalletti, di Totti ce n'è uno. Il problema è che se tu c'hai Totti te diverti, perché te mette la palla col contagiri proprio lì davanti al piede e tu non devi far altro che spingerla se sei bravo, e se uno è bravo come bravo Dzeko fa gol. Tu dici, ma non è il caso di sfruttare allora questo piede caldo, il famoso non piedino di Totti, anche in Europa League? Io oggi ti dico, Ubaldo, e ti ripeto quello che ho detto, io Totti dall'inizio me lo tengo vicino, perché secondo me se dovessi fare una scelta e stabilire se Totti è uno che ti cambia le partite cominciando dall'inizio o cominciando invece verso la fine, secondo me lui se comincia verso la fine è più deleterio che se ti comincia dall'inizio. No, può essere una lettura, però può essere una lettura. Ma anche... me lo dicono anche i numeri, perché non mi hanno smentito i ragazzi. Ma credo che sia dal settembre dello scorso anno che lui non gioca una partita titolare. Sì. E quindi se ancora siamo qui a parlare di Totti, e addirittura si parla della possibilità che possa prolungare un altro anno il contratto, forse è perché non ha più giocato dall'inizio, forse perché è entrato in scena quando l'altro stavano un pochino in debito d'ossigeno, ti arriva lui, tacchete, ti mette la palletta col contagiri, ti inventa la giocata che tu manco ci pensi che si possa fare una giocata del genere nel mondo del calcio, e ti fa vincere le partite. E poi in Europa io mi aspetto che cosa domani sera, Ubaldo? Dimmi. Che te gonfiano, che vanno a 2000 all'ora. Allora se tu metti Totti lì in mezzo, la prima cosa che fanno è lo gonfiano. Ok? No. No? Non si fa pizzicare, benissimo. Comunque me. E se tu lo metti verso la fine, quando gli altri non hanno più quell'attenzione, quella concentrazione, quella forza fisica, quelle reazioni che possono avere all'inizio, secondo me lui è più deleterio, fa ancora più male. Però è una sensazione, dal sito sensazioni di Mimmo.pix. Sì, allora no, fai concorrenza. A sto punto, Mimmo, fatte conto. Noi siete aperti, sì? No, voglia, sì. Mimmo, certo. Vabbè, ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, ciao. 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 La, la, la.